complicatissima, dove esistono veramente la TV della reality, ma anche la TV, quella in qualche modo che è internet, cioè la TV, quella in qualche modo che sarà consumata non più on air, ma online, come fosse, come consumiamo internet. Quindi siamo in un altro scenario completamente. C'è di tutto, naturalmente, per ogni tipo di pubblico e per ogni tipo di come posso dire, come ogni tipo di pubblico. L'intervista Panorama ha recentemente detto: io torno in Rai per un anno, la cambio e poi vado via. A questo punto la sta cambiando, secondo lei? Vabbè, la scommessa che devo, questa cosa lo sapremo esattamente il 28 novembre, se va in porto tutto quello che oppure la risposta è come voi sapete gli esami, si ha quando il giorno finale si consegna il compito e lì si saprà esattamente se la tesi, come la tesi, se è stata cambiata oppure no, oppure se sono stato in qualche modo assorbito dalla TV. Come ogni rivoluzione c'è sempre qualche malcontento. È normale, anzi io credo che sia normalissimo che ci siano dei malcontento, cioè che ci sia in qualche modo delle critiche, tutto giustificato, ma questo appartiene proprio al lavoro, bisogna accettarle, bisogna in qualche modo verificare se sono corrette oppure no, e se sono corrette accettarle, anzi in qualche modo somatizzarle, anzi è molto importante questo fatto, credo che sia fondamentale. Ecco, per concludere, martedì vengono presentati a Milano i palinsesti, c'è qualche novità particolare? Le sapremo martedì, anche qui io non posso dire, come si è detto prima, se io riuscirò a cambiarla, e la Rai 2 che ho preso oppure no. Cioè tutto, martedì ci sarà la presentazione e capiremo già qualcosa di cosa sarà questo autunno, capiremo esattamente se c'è già in questi palinsesti un'idea di cambiamento oppure no, per rispondere alla sua domanda iniziale, e capiremo soprattutto se è indicata in qualche modo una linea che potrà proseguire anche negli anni prossimi. Questo qua è fondamentale, perché credo che il lavoro che si deve fare è anche in prospettiva, proiettato sempre verso il futuro. Uno degli amici fatti però è il ritorno, anzi l'arrivo di Fazio a Rai 2, che Fazio sarà? Ma è un Fazio molto motivato, come ho detto prima, ma non ci sarà solamente Fazio, ci saranno, posso dire, partendo da uno slogan di una famosa radio, di una sola rete, ci saranno tutte le voci e le visioni di tutti quanti noi. Grazie.